Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura le nomine dei vertici di 5 società partecipate della regione siciliana in ossequio allo spoil system attuato dal governo Schifani, alla SAS presidente Mauro Pantò, all'IRFIS Tommaso Dragotto, per Sicilia Digitale il nuovo amministratore unico è Riccardo Di Stefano, alla SEUS presidente Gabriele Castro, conferma per l'aste dove rimane in carica Salvatore Castiglione come presidente. Si completeranno lunedì prossimo invece le procedure per Airgest e Interporti. I percettori del reddito di cittadinanza sono tornati a protestare a Palermo davanti alla presidenza della regione. Al termine del corteo del 21 dicembre scorso, i manifestanti avevano ottenuto la promessa di un incontro con il presidente Schifani, ma fino ad oggi nessuna convocazione è arrivata agli organizzatori, che hanno deciso quindi di convocare un nuovo presidio permanente da questo pomeriggio fino a quando non verranno ricevuti. Restiamo a Palermo, dove un uomo di 44 anni, residente nel comune di Monreale, è stato multato dagli agenti del Nucleo Tutela e Decoro della Polizia Municipale perché sorpreso a conferire 21 grossi sacchi contenenti materiali speciali. L'uomo stava scaricando dal suo furgone scarti provenienti da un'attività di ristorazione e ai controlli è risultato privo dei necessari documenti per il trasporto rifiuti, sequestrato il mezzo su cui viaggiava. Chiudiamo con il meteo. Per la giornata di domani in Sicilia il tempo sarà instabile. In mattinata sui settori settentrionali e orientali sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio breve temporale. Nel pomeriggio si avranno delle schiarite. Attenzione ai venti che si aspettano forti di maestrale con raffiche fino a burrasca già dalla tarda mattinata e per il resto della giornata. Le temperature saranno in linea con i giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione dalla redazione di New Sicilia. L'augurio di una buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.